Complimenti per la prestazione, l'atteggiamento mi è piaciuto tantissimo. Poi però, mister, guardo la classifica dopo aver visto la partita e non mi spiego perché. Ma io sono arrivato un mese fa. Questo è un gruppo composto da gente seria, un gruppo di ragazzi che lavorano giornalmente. Purtroppo quando sono arrivato io avevo in rosa 8 infortunati, e da 15 giorni che sono rientrati tutti. Stiamo cercando di alzare il livello fisico anche dei ragazzi che erano fermi. Di conseguenza la squadra sta alzando il livello degli allenamenti, cioè siamo più competitivi. Non è mai mancato l'impegno, però una squadra che si chiama Riccione non può fare a meno di 8 giocatori, ma non voglio trovare scuse e alibi, perché comunque chi ha giocato ha sempre dato il massimo. Stiamo crescendo di condizione, di mentalità, soprattutto oggi siamo venuti qui a fare una partita con grande spirito di sacrificio, con grande umiltà, e abbiamo lottato. Il nostro obiettivo è la salvezza, ci dobbiamo riuscire attraverso qualsiasi strada. Naturalmente la prestazione di oggi dice che c'è una squadra viva, una squadra che ha tenuto il campo con grande personalità, ha messo sotto in lungo e largo l'Aquila, costruita per vincere, una squadra che ha sempre giocato un ottimo calcio. Noi l'abbiamo esaminata bene con lo staff, che ha fatto un grande lavoro. Sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare, siamo andati a prenderli in tutte le zone del campo, non abbiamo avuto paura, abbiamo giocato, abbiamo fatti correre, abbiamo vinto tutte le seconde palle, non abbiamo perso un duello. Peccato per il risultato, quello sì, però oggi è una squadra che sta crescendo e su quello noi vogliamo continuare a lavorare. Mister, ovviamente il campo ha detto questo. Le prossime gare come dovranno essere impostate? Perché, mi passi il termine, trovare stimoli contro una forza come quella rosso-blu è quasi scontato. Ora però come si approccia nel momento in cui bisogna avere il coltello tra i denti, maggiormente visto l'obiettivo principale, quello vostro? Ma noi stiamo crescendo in mentalità, perché avendo recuperato parecchi giocatori stiamo recuperando la condizione fisica di tutta la squadra. La partita di campo basso era pure stimolante, eppure oggi la prestazione è stata di livello, è stata diversa da quella di campo basso, è stata una prestazione di altissimo livello dove non ci sono state mai delle disattenzioni, la squadra è stata concentrata, abbiamo alzato il livello di concentrazione rispetto a campo basso dove abbiamo preso i primi 2 gol su 2 falli laterali, non abbiamo concesso oggi il fianco mai su delle situazioni che possono essere banali. Se tu consideri che in una partita ci possono essere dai 40 ai 50 ai 60 falli laterali, noi non abbiamo perso una seconda palla, quindi faccio i complimenti ai ragazzi per la loro attenzione. Gli stimoli qua erano alti, ma di fronte avevi l'Aquila. L'Aquila ha dimostrato, noi abbiamo esaminato tutte le partite che ha fatto l'Aquila, l'Aquila qua ha martellato chiunque. Oggi abbiamo martellato noi, l'abbiamo fatto bene, però merito a chi ha vinto, hanno vinto, quindi abbiamo commesso degli errori, ma la mentalità e l'umiltà e il vestito che ci siamo messi oggi è quello giusto per andarci a salvare e lottare fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo. Mister, le sue impressioni sui 2 gol annullati, o perlomeno gioco fermato, soprattutto in occasione del primo e poi l'offside del secondo, se vuole ovviamente dire la sua. Ma io non parlo mai degli errori, non l'ho fatto a campo basso dove i primi 2 gol sono stati clamorosi, non ho voluto mai parlare degli errori, non lo faccio neanche adesso. Però in questo momento Riccione deve andare a vedere prima di giudicare, perché non mi sembra corretto dire che un gol era regolare o era irregolare senza aver visto bene le immagini. Non mi sembra corretto nei confronti dei ragazzi dell'Aquila, voglio andare a vedere. Però in questo momento Riccione, secondo me, per quanto riguarda gli episodi che condizionano la partita, fino ad oggi non ne ha avuti tanti a favore. Vedremo questi dell'Aquila, però prima li voglio vedere e poi me ne farò un'idea. Grazie mister, in bocca al lupo e complimenti ancora. Grazie a lei.